Gentile pubblico di Formula Passion, un saluto a tutti, io sono Carlo Pratella e benvenuti a questa prima analisi tecnica del 2023 in cui andremo a parlare della nuova Alfa Romeo C43, o meglio di un suo assaggio, perché quella di martedì è stata una mezza presentazione, quanto a essere diffuse sono state solo delle immagini computerizzate della nuova monoposto, tant'è che inizialmente si pensava che la vera macchina fosse quella svelata in studio da Zhou e Bottas, come d'altronde fatto ad esempio da Mercedes e McLaren nel 2022, salvo poi scoprire poche ore dopo che anche quella era una show car, costringendo quindi a ritrattare alcune delle conclusioni iniziali. Ma nonostante questo, è comunque possibile farsi un'idea di quello che è stato il lavoro svolto dal reparto tecnico di Ian Monchot, e quando ci si trova di fronte a una nuova vettura non ci si può che porre la domanda se si tratti di una rivoluzione o un'evoluzione della macchina che l'ha preceduta. In realtà si tratta di una domanda mal posta, perché non esistono solo due possibili risposte, in quanto ogni macchina può essere modificata e evoluta a livelli differenti. Inoltre, quello che si vede è il lavoro svolto nella parte superiore della vettura, dove ci sono modifiche importanti ed evidenti, ma è totalmente ignoto quello che è stato fatto nel fondo, nella parte inferiore, che sulle monoposto di Formula 1, in particolare su quelle a effetto suolo, è un po' come se fosse lo scafo di una nave o le ali di un aeroplano, ossia è il componente principale al suo funzionamento. Ascoltando però le parole del direttore tecnico, capiamo che le modifiche svolte principalmente al retrotrain e alla carrozzeria sono state funzionali per gestire meglio il flusso aerodinamico nel fondo tra le ruote posteriori e verso il diffusore. Quindi, dal momento che queste modifiche nella parte superiore hanno avuto un'influenza sulla parte inferiore, ecco che la C43 è un cambiamento importante rispetto alla monoposto del 2022. Ian Monchot ha parlato soprattutto delle modifiche al posteriore, ma perché l'attenzione si è concentrata al retrotreno? Questo perché sulle nuove monoposto il rapporto tra investimento e guadagno in termini di prestazione all'avantreno è molto meno vantaggioso. È sì possibile estrarre prestazione da una nuova ala anteriore, ad una nuova sospensione anteriore, ma sembrerebbe esserci molto più potenziale in quella che è la parte posteriore della vettura. E se ci ricordiamo, già nel 2022, a inizio stagione, Alfa Romeo aveva tentato di modificare il retrotreno della C42, ma aveva dovuto interrompere prematuramente questo tentativo perché era vincolata dalle scelte iniziali di progetto, in particolare dalla sospensione posteriore e dal layout del circuito di raffreddamento, che impedivano di modificare più a fondo la vettura. Quindi nel 2023 a cambiare è stata la sospensione posteriore, appunto per permettere di ridisegnare il retrotreno. Sospensione posteriore che però non vedremo prima dello shakedown di Barcellona oppure dei test in Bahrain, perché la show car mostrata in studio mostra uno schema pull rod, mentre i render mostrano una geometria a puntone, quindi push rod, come tra l'altro confermato poi dalla scheda tecnica pubblicata in rete. E una geometria pushrod effettivamente più coerente con quella che è stata la scelta della passata stagione di Alfa Romeo, che già aveva una geometria a puntone, ma soprattutto con Red Bull, a cui Alfa Romeo si è ispirata in questa parte della monoposto. Quanto le nuove pance, che poi andremo a vedere, incanalano aria nella parte inferiore del retrotreno, e quindi una sospensione a puntone, quindi che va ad attaccarsi nella parte alta del cambio, libera molto più spazio per far circolare aria nella parte inferiore del retrotreno. Tuttavia, sebbene i render mostrino una sospensione pushrod, la vera geometria in termini di punti di attacco, orientazione dei triangoli e dei braccetti, la vedremo soltanto in Bahrain. Stessa cosa per quanto riguarda il layout del triangolo inferiore della sospensione, il cui elemento più avanzato sulla show car si attacca in maniera molto avanzata, quasi fin dentro la pancia,
verosimilmente non sarà così, ma comunque già la C42, sempre come Red Bull, aveva una geometria simile, seppur meno estremizzata. Comunque è un'area di grande interesse da vedere quando la vera macchina verrà svelata. E queste modifiche alla sospensione posteriore hanno permesso di restringere quella che è nota come zona Coca-Cola, ossia la carrozzeria attorno al cambio, per favorire l'incanalamento dei flussi verso la B-wing e il diffusore con cui estrarre meglio l'aria sempre dal diffusore e generare carico dal fondo. Ma a sua volta la modifica alla sospensione posteriore è stata resa possibile da una riconcezione del circuito di raffreddamento della disposizione dei radiatori. E già dalla vista frontale vediamo quanto sia cambiata la forma delle prese d'aria. Molto più oblunghe, schiacciate verso l'alto, e questa è una forma che richiama molto quella della F175, quindi di Ferrari. E dalla vista laterale notiamo quanto Alfa Romeo abbia abbandonato il concetto a pance sollevate del 2022 per adottarne uno a pance picchiate in stile Red Bull, Alfa Tauri, Alpine, che poi è stato adottato anche da McLaren, Williams, Aston Martin, quindi che sta diventando ormai dominante in griglia per questa sua capacità di sfruttare l'effetto coanda, ossia l'adesione dei flussi alle superfici in carbonio con cui incanalare aria verso il basso e verso il retrotreno di cui parlavamo prima. Per fare tutto questo, Alfa Romeo ha dovuto risistemare le masse radianti, ossia i radiatori e tutti gli altri componenti accessori della Power Unit. Vediamo come parte dei radiatori laterali siano stati abbassati e inclinati verso il basso, abbassando anche questo il centro di gravità per disegnare questo andamento discendente della fiancata, mentre altri radiatori sono stati invece accentrati e posti in alto nella parte centrale del cofano, dove vediamo infatti l'apertura di una piccola griglia di raffreddamento. E un altro elemento che richiama Red Bull è la forma della coda del cofano, che è molto più larga rispetto a quella del 2022, dove non c'era praticamente uno sfogo in coda, mentre adesso c'è uno sfogo piatto e largo, esattamente come quello della RB18, che permette di smaltire gran parte del calore dalla parte posteriore, riducendo così al minimo l'apertura delle griglie sulla carrozzeria, che permette di avere delle superfici più pulite che non vadano a intaccare i flussi aderenti. E per questo motivo vediamo infatti come sulla C43 non sia più presente quell'enorme griglia di raffreddamento sulla parte superiore del sidepod, che sarebbe andata invece a sporcare tutta la struttura aerodinamica aderente alla superficie, e ci sia invece una piccola griglia nella parte superiore del cofano, che però verosimilmente verrà aperta solo su circuiti più critici per il raffreddamento come Austria o Messico, mentre gran parte dell'evacuazione del calore verrà svolta dall'ampio sfogo in coda. E tutto quello che si può dire sulla C43 essenzialmente finisce qui, perché tutto il resto è avvolto da un grande punto interrogativo. A partire dall'ala anteriore, perché quella mostrata sulla show car è un'ala molto semplice che potrebbe richiamare le forme dell'ala Red Bull del 2022, ma che allo stesso tempo potrebbe trattarsi semplicemente appunto di una versione da esposizione. E allo stesso modo l'ala anteriore mostrata nei render è una versione obsoleta, perché nel 2022 Alfa Romeo aveva aggiornato la propria ala anteriore in occasione del Gran Premio del Giappone e la nuova ala non è stata nemmeno mostrata nei render. Verosimilmente quindi l'alettone che vedremo dal Bahrain in avanti sarà o lo stesso oppure un'evoluzione di quello visto nel finale della scorsa stagione. Ci sono state poi molte discussioni attorno al fondo della C43, che come da regolamento ha un bordo rialzato di 15 mm rispetto al 2022 e attorno a cui, almeno a quanto si vede nei render, sono stati ancorati 9 flap in successione, che sembrerebbero aiutare sia a generare del carico locale proprio dai singoli profili, sia magari a sfruttare i vortici generati alle loro estremità per sigillare il fondo tramite una minigonna pneumatica,
insomma, per mantenere la zona del fondo alla bassa pressione che è utile a generare il carico aerodinamico. Si potrebbe però anche pensare che sia un banale specchietto per le allodole, non sarebbe la prima volta che accade questo. E insomma, ogni risposta verrà fornita solo quando vedremo la macchina veramente in pista. E c'è poi un'altra grande domanda a cui non c'è ancora una risposta. Ma l'Alfa Romeo C43 è costruita attorno al nuovo telaio oppure al telaio 2022? All'inizio della scorsa stagione, Yamon Show parlava dell'importanza di mantenere lo stesso telaio da una stagione all'altra per risparmiare sui costi e restare più facilmente al di sotto del budget cap, o comunque investire meglio le risorse a disposizione in altre aree. Durante la presentazione, il direttore tecnico è però rimasto sul chi va là, se vogliamo metterla così, perché non ha fornito una risposta quando gli è stata posta questa domanda specifica, né dall'esterno si possono trarre conclusioni al momento, perché non è ancora stato visto il vero telaio, non sono ancora state viste le vere sospensioni, quindi non si può dedurre se siano stati cambiati i punti di attacco, la scatola dello sterzo, la forma del muso. Insomma, anche questa è una domanda a cui al momento non c'è risposta. Nel complesso, la nuova Alfa Romeo adotta sì dei concetti nella parte superiore della macchina di scuola Red Bull, e al secondo anno dei nuovi regolamenti vediamo come si stia iniziando ad avere una convergenza dei vari concetti verso i due o i tre più efficaci. Però è presto per dire se la C43 si basi sullo stesso concetto di Red Bull oppure no, perché ancora una volta quello che vediamo è la parte superiore della monoposto, e nel 2022 l'attacco del fondo di Alfa Romeo era molto diverso da quello di Red Bull. Non abbiamo ancora visto il fondo 2023, non conosciamo a che altezze da terra lavori la macchina, come vengono gestite le rigidezze, i movimenti di rollio e beccheggio della monoposto, quindi non sappiamo come sia concepita la monoposto per sfruttare l'effetto suolo. E per quanto riguarda la parte superiore della monoposto, vediamo sì una forte somiglianza con Red Bull, ma è presto per dire se la squadra campione del mondo sia l'unica ad aver azzeccato i regolamenti a effetto suolo. Anche perché le forme della Ferrari potrebbero non aver avuto lo stesso successo di quelle Red Bull per svariati motivi. Magari il modo in cui la F175 lavorava era più complesso da capire per la concorrenza e quindi da replicare, e allo stesso modo magari era più difficile capire come fossero disposti esattamente i componenti sotto al cofano. Inoltre, lo stesso Adrian Newey l'anno scorso aveva detto che non c'è necessariamente un'unica strada vincente, e allo stato attuale lui definiva il concetto Red Bull e il concetto Ferrari come ugualmente validi. Insomma, una sfida che si rinnoverà anche nel 2023, 2023 in cui Alfa Romeo correrà con la nuova C43 che attendiamo di vedere nel suo insieme. Io vi ringrazio per l'attenzione, vi do l'arrivederci al prossimo video, alla prossima presentazione, e nel mentre continuate a seguirci sui canali di Formula Passion. Ciao!